Compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo Reggio Emilia, di nuovo là in Sicilia, son morti dei compagni per colpa dei fascisti. Di nuovo come un tempo, sopra l'Italia intera, fischia il vento in furia la bufera. A 19 anni è morto Ovidio Franchi, per quelli che sono stanchi o sono ancora incerti. Lauro Farioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti. Son morti sui vent'anni per il nostro domani, son morti come vecchi partigiani. La resistenza continua con un impegno, giovani compagni, che è a voi che noi dobbiamo commettere, e vogliamo vedere in faccia queste generazioni nuove. Firenze ha celebrato oggi con una cerimonia in Palazzo Vecchio il 17° annuale della Liberazione. È intervenuto il ministro delle partecipazioni statali, Giorgio Bo. Un secondo punto è quello della necessità che si curi sempre di più l'educazione democratica delle nuove generazioni. Alla Camera il presidente Bucciarelli Ducci ha affermato, fra l'altro, il significato della resistenza è valido non soltanto per chi la visse, ma anche per chi l'ha ricevuto in preziosa eredità. Perciò noi dobbiamo consegnarlo nella sua interezza e nella sua purezza alle generazioni che seguiranno, come una fiaccola il cui fuoco mai deve essere spento, se non si vuol perdere il bene della luce e della verità. Si sono concluse domenica scorsa a Milano, con il raduno nazionale delle forze combattenti e partigiane, le celebrazioni del 20° anniversario della Liberazione. La grandiosa manifestazione si è svolta con la partecipazione del Presidente della Repubblica, Giuseppe Saragat, delle più alte cariche dello Stato e di migliaia di cittadini provenienti da ogni parte d'Italia. Nella tribuna presidenziale prenderanno posto il Presidente del Consiglio Moro, il Presidente della Corte Costituzionale Ambrosini, il Ministro della Difesa Andreotti, il Presidente del Senato Merzagora, il Vice Presidente della Camera Bertini, Ferruccio Parri, i Ministri Bo, Arnaudi, Lami Sternuti, l'Onorevole Lombardi, l'Onorevole Lamalfa, l'Onorevole Artesani, l'Onorevole Prusasca, Leo Valiani, Meuccio Ruini, vediamo il Capo della Polizia Vicari, il Comandante del Terzo Corpo d'Armata Generale Vedovato, e poi ancora tanti, tanti nomi. La Repubblica ha potuto nascere per atto di popolo, come coronamento del risorgimento nazionale e come garanzia di pace, di libertà e di giustizia per tutti gli italiani. In questo senso il risorgimento può dirsi veramente compiuto. Per quanto riguarda le lotte del passato, certo possiamo avere la coscienza serena. Rispetto invece alla situazione certamente grave che è ancora di fronte a noi, la risposta non possiamo darla noi. La daranno le generazioni che avanzano e che riprenderanno il lavoro al punto in cui noi lo avremo interrotto. A Napoli, il Presidente del Consiglio Moro ha assistito all'inizio dei lavori per la costruzione del monumento allo Scugnizzo. Un monumento dedicato a quei ragazzi napoletani che durante le quattro giornate del settembre 43 furono tra i protagonisti della rivolta. Alla cerimonia assistevano i familiari dei quattro bambini decorati dalla medaglia d'oro alla memoria e quelli di altri caduti. Dopo alcuni brevi indirizzi di saluto, ha preso la parola il Presidente del Consiglio, il quale ha ricordato che la rivolta napoletana fa il Mezzogiorno partecipe della resistenza nazionale, sottolineando il valore unitario del primo come del secondo risorgimento. Vorrei poi dire in questo momento una parola di saluto, di solidarietà e di speranza alla città di Napoli. Abbiamo rievocato un episodio di eroismo, uno fra i tanti che ne caratterizzano la storia gloriosa. Ma se questo atteggiamento di coraggio e di orgoglio è in se stesso un'alta esaltazione di Napoli,
non possiamo dimenticare in questo momento, nell'atto di rendere questo omaggio, le virtù della vostra gente, la profonda umanità, l'operosità tesa a vincere difficoltà ambientali e pesanti eredità storiche, la cultura, il gusto della bellezza, l'istintiva bontà capace sempre di comprensione. E nell'anima dei napoletani c'è, con il culto del passato mai rinnegato, una volontà tenace e fervida di superamento e di progresso. E a questo domani che noi guardiamo nel presente momento storico, immaginando per la nostra patria una condizione corrispondente agli enormi progressi del mondo, e cioè una maggiore ricchezza, una comunità ordinata e giusta, una democrazia politica al riparo da ogni insidia, una vita morale che non slitti verso l'irresponsabilità, ma serbi intatti la sua solidità ed i suoi valori. Che fermo te ne stai, dimmi come mai. Non vedi che il mio amore fugge via lontano e lo inseguo in vano. Ferma tu quel treno che muoio di dolore, fallo per favore, fa che io possa rivedere. Questa manifestazione ha un duplice significato, quella di ricordare il contributo delle donne italiane alla resistenza, contributo al movimento partigiano e alla silenziosa ma coraggiosa ed eroica opera di solidarietà che in quei giorni terribili fu quasi l'unico vincolo morale e civile del nostro popolo. Noi fummo ribelli non per puro spirito di reazione o per spirito di odio e di vendetta. Noi fummo ribelli per amore, spinti dai più alti ideali della libertà, della persona umana e della patria. Oggi il nostro impegno deve essere quello di incarnare tali ideali nella realtà viva del nostro tempo. Noi siamo convinti che la democrazia non è un bene che si conquista e si accantona. La democrazia richiede una diuturna, paziente opera di sostegno, di dedizione, di fede. Noi crediamo nell'avvenire del nostro paese. Abbiamo fede nelle sue possibilità di miglioramento, nelle sue capacità di sviluppo e di progresso. Sentiamo il dovere di lavorare in tutta la misura delle nostre forze per costruire giorno per giorno l'edificio della libertà e della giustizia in cui vogliamo vivere in pace. E che soprattutto vogliamo preparare per le nuove generazioni nella speranza che esse non debbano mai patire la dolorosa esperienza che noi abbiamo sofferto. Il tragico bilancio delle vittime dei 9 mesi di occupazione tedesca fu di 4.000.
In seguito alla morte dello studente 19enne Paolo Rossi, si è svolta all'Università di Roma una manifestazione di protesta per gli incidenti provocati ieri da gruppi di estrema destra. Vedrai, vedrai, vedrai che cambierà. Forse non sarà domani, ma un bel giorno cambierà. È un compito non facile questo della rievocazione della resistenza. Io penso che nella stragrande maggioranza le generazioni attuali stiano convincendosi che i loro genitori si sono comportati da veri italiani. L'onorevole Boldrini, presidente dell'ANPI, ha ricordato il carattere internazionale della manifestazione, la cui parola d'ordine, ha detto, è la solidarietà verso i popoli e i paesi che combattono per la propria libertà. Dopo aver sostenuto che l'autoritarismo è ancora presente in Europa, come dimostra il presente caso della Spagna e del Portogallo, Boldrini ha detto che respingere queste manifestazioni è compito di tutti i popoli democratici e di tutti gli uomini di buona volontà. Taviani si è successivamente recato a Cuneo per rendere omaggio al monumento di Duccio Galimberti, profanato questa notte da alcuni vandali. Nel giorno dedicato alla resistenza, il dibattito elettorale ha toccato i problemi attuali, ma li ha spesso collegati alle indicazioni del nostro recente passato. Centrato sui giovani, il discorso di Longo, segretario del Partito Comunista. Noi non pensiamo affatto, ha detto, di blandire le nuove generazioni con promesse astratte e demagogiche. I giovani operai, contadini e studenti oggi vogliono ben di più. Vogliono essere i protagonisti sul serio e non solo con il voto ogni 5 anni, ma in tutte le decisioni che contano sul piano nazionale e internazionale. Occorre avere piena consapevolezza del valore della stabilità politica, che non è l'ultima delle condizioni per assolvere al dovere di gestire con spirito di rinnovamento e volontà riformatrice lo Stato democratico. Ma c'è anche un aspetto che non possiamo tacere. C'è una rinnovata tentazione che credevamo scomparsa e annullata, il ricorso alla violenza, di rifiutare non questa o quella forza politica, non questo o quel governo, ma il sistema di libertà, la garanzia della legalità repubblicana, il quadro democratico entro il quale tutti, maggioranza e opposizione, governo e cittadini, forze sociali e sindacali, sono tenuti a muoversi per assicurare la pace sociale e il rinnovamento della convivenza civile. E non mi riferisco, sia ben chiaro, a chi desidera e chiede in modo anche perentorio e polemico, ma pur sempre nell'alveo della civile dialettica, che il progresso si diffonda e investa tutte le zone del paese, ma alcuni atteggiamenti non ben definibili, il cui rifiuto della vita democratica va veramente respinto e condannato proprio nello spirito della resistenza che ha voluto significare conquista della libertà e impegno per la pace e per il progresso. Durante la manifestazione ci sono state dimostrazioni da parte di gruppi con cartelli e slogan simmeggianti al Vietnam e a Che Guevara, che chiedevano tra l'altro il disarmo della polizia e libertà per la Grecia. Ci sono state esplosioni nel pomeriggio a Milano e a Roma. La più grave è avvenuta a Milano, nel salone centrale della sede della Banca Nazionale dell'Agricoltura. Per lo scoppio, 14 persone sono morte. Una 80 sono rimaste ferite o contuse. 2 dei feriti sono gravi. Sembra accertato che sia scoppiata una bomba. Il fatto, per la sua atrocità, per il numero di morti e feriti, è il più grave che abbia colpito Milano in tempo di pace. L'azione fermissima, immediatamente intrapresa per individuare e colpire i vili delinquenti, e la certezza che io, in nome del governo, do al paese in questo momento che nulla sarà lasciato di intentato per scoprire e punire chi ha distrutto vite umane e ferito l'anima di tutti noi.